Ben ritrovati ai Fatti in Diretta. Oggi iniziamo da una fotografia, il volto dolce e luminoso di Gianluca Congiusta. Gianluca fu ucciso il 24 maggio del 2005 nella sua Siderno. Era un ragazzo giovane, impetuoso, un ragazzo pulito, un ragazzo che pagò con la vita l'essersi opposto con ardore ad un tentativo di estorsione, quello che il boss Tommaso Costa aveva deciso di attuare nei confronti dell'allora suocero di Gianluca. Un affronto per un boss la cui famiglia era stata letteralmente dilaniata dal clan Commisso che, in ragione di un'iniziativa coraggiosa dello stesso Gianluca, venne a conoscenza, appunto, dei propositi di ripresa criminale sul territorio dello stesso Costa. E queste sono le motivazioni che vengono cristallizzate nella sentenza della Corte d'Assise d'Appello di Reggio Calabria, seconda sezione. Motivazioni che spiegano perché. Questa è una sentenza pronunciata, tra l'altro, in sede di rinvio, dopo un annullamento di un primo verdetto d'appello da parte della Corte di Cassazione. E allora, chi ha condotto per tutto questo tempo una straordinaria battaglia per avere luce, verità e giustizia sulla morte di questo ragazzo è stato suo padre, Mario Congiusta. Buongiorno Mario. Buongiorno Pietro. Allora Mario, questa sentenza, questa verità giudiziaria, processuale, quanto è aderente alla verità reale, a quello che avete vissuto, alla storia e alla natura del tuo Gianluca? Ma guarda, questa è l'ennesima condanna, è la terza condanna all'ergastolo verso l'assassino di Gianluca. C'è stata la prima sentenza in Corte d'Assise a Locri, due sentenze in Corte d'Appello. Questa è l'ennesima conferma che ad uccidere Gianluca, indipendentemente dalle voci che sono state fatte girare ad hoc, anche grazie ad alcuni giornaletti locali, la verità è che ad uccidere Gianluca è stato Tommaso Costa. Questa è l'ennesima conferma. Vediamolo Tommaso Costa in fotografia. Ecco, costui è Tommaso Costa. Un collaboratore di giustizia, un certo Polifroni, erano gli anni 90, paragonò la guerra di mafia tra i Commisso di Siderno e i Costa come la guerra di mafia, come una guerra ingaggiata tra un pachiderma e un topolino. Ebbene, secondo questo collaboratore di giustizia, la cosca di Tommaso Costa sarebbe stato una sorta di topolino. Eppure costui, rispetto appunto ai Commisso, eppure costui aveva intenzione di riprendersi il territorio e l'estorsione che intendeva imporre a Scarfò, quindi il suocero di Gianluca Congiusta, non era altro che il primo passo verso questo processo. A questo punto, scopertosi, e quindi venuta allo scoperto il suo proposito da parte dei Commisso, bene, Tommaso Costa decise, perse la testa, così scrive a pagina 46 di questa sentenza, la Corte d'Assise d'Appello di Reggio Calabria, perse letteralmente il senno, fu informato proprio da una lettera della sorella in carcere e decise allora di uccidere appunto Gianluca Congiusta. Mario Congiusta però faceva riferimento, ecco, ad una visione alternativa delle cose, una versione alternativa che Tommaso Costa ha tentato di propinare sugli organi di informazione attraverso questa lettera, una lettera spedita dal carcere, una lettera nella quale egli tenta di professare la sua asserita innocenza. Una lettera, Mario, che però è stata anche pubblicata. Ah, vedi Pietro, ognuno deve scegliere da che parte stare. Ci sono giornali che scelgono di stare dalla parte delle vittime e ci sono giornali che amplificano le falsità scritte dai criminali. Costa Tommaso è un criminale. Un emittente che pubblica questo tipo di lettera vuol dire che ancora non ha deciso da che parte stare, se stare dalla parte delle vittime innocenti
o se stare dalla parte dei criminali. I criminali sono ampiamente garantiti, loro hanno il garante dei detenuti, hanno le loro associazioni, vedi Nessuno Tocchi Caino, che li scrivesse se Costa Tommaso è innocente, dato che si considera un boss, se è innocente dicesse lui chi è l'assassino. Mario, adesso presumiamo che in ragione di una difesa anche molto, molto battagliera, molto ardita, che è quella di Tommaso Costa, che lo ricordiamo era già dentro anche per altri efferati crimini, immaginiamo comunque sia ricorrerà ancora una volta in Cassazione. Tu ritieni, avendo pressoché terminato la lettura, ci siamo sentiti a pochi minuti insomma da questa trasmissione, avendo terminato la lettura anche assieme ai tuoi legali di questa sentenza, tu ritieni che questa battaglia giudiziaria sia veramente prossima alla fine? Ma io mi auguro di sì, ormai siamo al sesto grado di giudizio, mentre normalmente i gradi di giudizio dovrebbero essere tre. Ora vedremo, la Cassazione non credo che abbia null'altro da eccepire. Non mi pare che ci siano, io non sono un legale, ma non mi pare che ci siano vizi di forma sulle quali si debba pronunciare la Cassazione. Sono 100 pagine di sentenza che noi abbiamo letto, anzi sono esattamente 94 pagine che noi abbiamo letto, ed è una sentenza scritta bene. Scritta veramente bene. Mario, guarda, ti abbracciamo con infinito affetto e terremo sempre viva la memoria di Gianluca. Ancora una cosa, Pietro. Prego, Mario, prego. Ancora una cosa, da questa sentenza che io ho letto per ben due o tre volte, stanotte non ho dormito per leggerla, si evince chiaramente la parte che ha avuto Antonio Scarfò, cioè il suo futuro suocero, che avrebbe dovuto difendere Gianluca, invece l'ha venduto per due soldi in pratica. Allora, di questo si tratta, da questa sentenza si evince la figura di Scarfò, che è un Caino. Mario, io ovviamente devo esprimere termini diversi e non posso, come dire, è il mio dovere, onde evitare insomma ripercussioni giudiziarie per il sottoscritto e per l'emittente, non prendere le distanze da questo tipo di espressioni. Però è un dato di fatto che la condotta certamente poco chiara o tale da esporre a rischi gravissimi Gianluca Congiusta, la condotta di Scarfò, è riportata in questa sentenza, in queste motivazioni. Io purtroppo posso esprimermi solo con queste parole, tu mi capisci, Mario, quanto al resto, ecco, ti abbraccio veramente con infinito affetto e ribadisco il nostro impegno, cioè quello di tenere viva la memoria di questo ragazzo meraviglioso, la cui storia abbiamo raccontato in un docufilm veramente fatto con grande cuore, con grande passione, dalla nostra emittente, con A Sangue Freddo, tra l'altro grazie anche al contributo di Mario Congiusta. Un abbraccio, Mario. Grazie, Pietro. Grazie a Mario Congiusta. E oggi, 25 ottobre 2017, è il quinto anniversario della morte di Filippo Ceravolo. Filippo Ceravolo, ragazzo di 19 anni che fu assassinato per errore, un agguato di mafia atroce, chiese il passaggio alla persona sbagliata, quella persona che quella sera divenne il bersaglio designato di una guerra di mafia che si trascina dagli anni 80. Diverse celebrazioni questa mattina a Soriano, dove c'è per noi la nostra inviata Loredana Colloca. Loredana.
Siamo qui a Soriano, questa piazza ha ospitato questa mattina tutta la cittadinanza che si è stretta come ogni anno da 5 anni intorno alla famiglia di Filippo Ceravolo. E molti presenti, soprattutto ragazzi, questa è una manifestazione che ogni anno raccoglie tantissime adesioni, perché Filippo Ceravolo, che è stato ucciso il 25 ottobre del 2012 in un agguato mentre tornava da Vazzano, ha chiesto un passaggio a un amico, e l'amico era il bersaglio destinato per l'omicidio, invece per errore è stato ucciso lui. Aveva appena 18 anni, lavorava con il padre che ha un banco di dolciumi, lavora nei mercati, si svegliava prestissimo ogni mattina, era ben voluto e conosciuto in tutta la città. Stamattina per salutare la famiglia e per ricordare Filippo Ceravolo sono arrivati in questa piazza soprattutto gli studenti, studenti di ogni ordine grado che hanno voluto ricordare Filippo Ceravolo con dei componimenti che sono stati premiati con una borsa di studio intitolata proprio al ragazzo. È stata una cerimonia molto partecipata, tra gli altri sono intervenuti l'onorevole Angela Napoli, don Ennio Stamile, i genitori, naturalmente i familiari di Filippo e i sindaci degli altri paesi, dei paesi limitrofi come Fabrizia e Gerocarne, che hanno voluto manifestare anche loro la vicinanza alla comunità che a 5 anni da quel triste episodio continua ad essere provata, ma soprattutto a chiedere giustizia. Noi questa mattina abbiamo raccolto le testimonianze e le dichiarazioni di alcune persone che hanno partecipato al corteo. Prego la regia di mandare il primo contributo. Sindaco, sono passati 5 anni e un evento, la morte di Filippo Ceravolo, che questa comunità non potrà mai dimenticare e che purtroppo gli anni non riusciranno a far diminuire il dolore. Senz'altro, noi non ci dimenticheremo mai. Cerchiamo giustizia, la famiglia cerca giustizia, sono passati 5 anni, però noi puntualmente abbiamo istituzionalizzato questa giornata non solo per ricordare il ragazzo, questo ragazzo per bene morto in questo feroce incidente, però noi vogliamo giustizia ed è per questo che ogni anno si svolge questo appuntamento. Don Ennio Stamile, lei qui in rappresentanza anche di Libera, come ha trovato questa comunità a 5 anni di distanza dal tragico evento che ha portato alla morte di Filippo Ceravolo? Ma guardi, devo riconoscere che questa comunità gradualmente sta maturando il fatto di essere presenti in queste occasioni e lo fa attraverso i ragazzi, soprattutto le scuole, per cui dobbiamo davvero ringraziare il corpo docenti, i dirigenti delle scuole di Soriano, ma anche delle scuole limitrofe. Sta maturando perché diversi sindaci hanno partecipato a questo evento, che è un evento importante. Sta maturando perché dobbiamo prendere coscienza insieme, che insieme possiamo combattere, anzi dobbiamo combattere l'andrangheta, e che per combattere l'andrangheta innanzitutto abbiamo bisogno di capire che la denuncia è un fatto corale, che è un fatto doveroso, perché chi sa e non parla ha la stessa responsabilità morale di chi poi quel determinato crimine commette, ha la stessa responsabilità morale. Ecco, allora una graduale maturazione mi pare di percepirla, perché ogni anno cresciamo in presenza, soprattutto gli interventi dei ragazzi sono stati molto puntuali e di questo siamo decisamente orgogliosi, anche se non possiamo fermarci qui, né possiamo dirci soddisfatti, come ci ha insegnato Martin Luther King, fin quando la giustizia non scorrerà come un fiume e il diritto come acqua possente. Martino Ceravolo, sono passati 5 anni dalla scomparsa di Filippo, aveva solo 18 anni, il ricordo continua a rimanere vivo, i ragazzi continuano a partecipare e a ricordare la sua memoria, ma vogliamo ricordare com'era Filippo Ceravolo per chi non lo ha conosciuto? Era un ragazzo pieno di vita che voleva vivere la sua vita, come tutti questi ragazzi che oggi avete visto qua dalle scuole di Mongiana, Fabrizia, di tutte le istituzioni, e aveva tutto il diritto di vivere barbaramente per colpa della mafia, dei clan che sono successi qua, che hanno massacrato la vita a Filippo. È una giornata come
già di questa notte quando sono andata a letto, che non riuscivo a dormire, che pensavo a tutti quei momenti e quella notizia quando i dottori insieme con le forze dell'ordine hanno dato la notizia che è deceduto Filippo. Mi appello sempre che con le mie forze, con i miei avvocati, che adesso con l'avvocato che stanno fanno per le cellule telefoniche insieme con l'autorità, di portare a termine questa missione, di portare a carcere duro e alla fine a pena mai, me lo auguro e lotterò fino a che io vivrò insieme con i ragazzi, di non vedere altre bare bianche. E abbiamo ascoltato da Soriano le voci di chi ha partecipato questa mattina al corteo di commemorazione per la morte di Filippo Ceravolo. Io restituisco la linea allo studio. E grazie alla nostra Loredana Colloca, che nel frattempo, come avete visto, è stata costretta a spostarsi dalla piazza municipale ad altra via. Grazie a Loredana, e noi ovviamente auspichiamo che quanto prima gli assassini di Filippo Ceravolo, e non solo quelli di Filippo, siano assicurati alla giustizia. Voltiamo pagina, parliamo di furbetti del cartellino, parliamo di un vizietto che purtroppo non tramonta mai. Perché questa mattina i carabinieri della compagnia e della stazione di Melito Porto Salvo, in particolare i carabinieri forestali della stazione di Melito Porto Salvo, vediamo le immagini, insieme al personale della Polizia Municipale, ha messo a segno l'ennesima operazione antiassenteismo in Italia. In Italia e ovviamente in particolare in Calabria sono stati tratti in arresto in particolare 4 dipendenti dell'ufficio anagrafe del comune di Melito Porto Salvo. Si tratta di Francesco Albano, Giovanni Attinà, Giuseppe Marino e Francesco Praticò, più un messo notificatore, Giuseppe Attinà, poi un dipendente dell'ufficio opere pubbliche e manutenzione, Antonino Gatto, e poi un dirigente pro tempore dell'ufficio SUAP urbanistica, Vincenzo Manti. Le accuse si riferiscono al periodo compreso tra marzo e aprile 2016, successivo 17 aprile, dovevano svolgersi le consultazioni referendarie e per questo erano state stanziate delle risorse affinché fossero corrisposte a titolo di straordinario elettorale. Ebbene, questi dipendenti, secondo le accuse, ovviamente vale il principio di presunzione di innocenza, eccetera, eccetera, si sarebbero assentati arbitrariamente dal lavoro e si sarebbero resi protagonisti di condotte che nel campo delle furbizie legate al cartellino sono dei veri e propri must. Pensiamo a chi va a fare la spesa, a chi se ne stava in auto a leggere il giornale, a chi sostava in circoli ricreativi, in supermercato, in bar, a chi si recava dal barbiere, a chi si recava a cerimonie funebri, a chi si teneva in forma con delle vere e proprie sessioni di running. E vediamo, quella è la macchinetta che grazie alle telecamere dei carabinieri della stazione della compagnia di Melito Porto Salvo ha consentito di verificare come i dipendenti, insomma, beggiavano e andavano via o talvolta cedevano ad altri colleghi il proprio badge non presentandosi al lavoro. Quindi ovviamente a loro, agli indagati, la possibilità di dimostrare la propria innocenza, anzi all'accusa di dimostrare in sede processuale la loro colpevolezza. Nel frattempo, alla luce anche di questo materiale, la nostra gratitudine ai carabinieri come al solito. Voltiamo pagina. L'altra faccia della visita di Renzi nella nostra regione. L'ex premier, segretario del Partito Democratico, che questa mattina, vediamo qualche immagine, ha ripreso il suo cammino ripartendo da Paola. Ieri il suo approdo a Reggio Calabria, poi a Rosarno, poi a Ricadi, quindi a Cirò e infine ultima tappa a Catanzaro. Questa mattina la ripartenza nella città, dalla città appunto del Santo. Nei nostri studi, i nostri due inviati di punta che ieri hanno svolto un lavoro veramente eccezionale per il nostro network, parliamo di Enrico De Girolamo, che ha tallonato il segretario del PD in treno, e il nostro Agostino Pantano, che è stata la sua ombra invece un po' in tutte le piazze, in tutti i luoghi che ha visitato. E allora, prima di andare a vedere l'altra faccia, quella se vogliamo anche un po' sdrammatizzante della visita di Renzi in Calabria, guardiamo ecco il sunto di tutto quello che è di questo viaggio, il viaggio di destinazione Italia, fatto proprio dall'ex premier poche ore fa appunto a Paola, al microfono del nostro Salvatore Bruno.
rapidi e poi abbiamo fermi così. Cominciamo con la Calabria. Che Calabria ha trovato e cosa si può fare per trovare una Calabria migliore al prossimo viaggio? La Calabria è una regione ricca di bellezze e di fascino impressionante, tuttavia carica di difficoltà che tutti voi conoscete molto meglio di me. Per me questo è il terzo appuntamento in Calabria da quando non sono più Presidente del Consiglio, quindi il terzo in 9 mesi. Ormai è quasi, potreste quasi accusarmi di stalking da tutte le volte in cui vengo qua, ma credo che sia fondamentale dedicare attenzione a questa regione. Noi abbiamo fatto un viaggio in treno che è un viaggio molto lungo, un viaggio sui binari calabresi che sono decisamente in ritardo rispetto al resto del paese, ma che vedono per la prima volta un finanziamento, forse dai tempi di Cavour, così cospicuo come quello di 500 milioni che abbiamo lanciato nei mesi scorsi. Allora è un'immagine doppia: da un lato ci sono i problemi, le persone che ci hanno sottolineato le difficoltà, una signora uscendo dalla stazione di Rosarno si è fermata a parlare sulle pensioni e la disoccupazione giovanile. Dall'altro però anche le opportunità, penso alla fattoria della Piana a Rosarno, penso agli imprenditori turistici a Capo Vaticano che hanno fatto dei numeri in questa stagione straordinaria, negli ultimi 2 anni 1 milione di visitatori, penso a Cirò Marina e a tutto il lavoro sul vino, sul distretto del vino e sulla qualità di un vino che è esportato per il 50%, penso al lavoro che abbiamo fatto ieri sera a Catanzaro Lido sulle infrastrutture. Di fatto la Salerno-Reggio Calabria finalmente è andata, anche se naturalmente necessita di manutenzione come tutte le strade. La 106 ha visto sbloccati i soldi durante il governo dei mille giorni, 1 miliardo e 100 milioni. Ho parlato ieri con il vincitore della gara, Paolo Astaldi, per chiedergli di correre il più possibile, mi ha garantito che ne sta andando avanti la progettazione e nei primi mesi del 2018 saranno finalmente aperti i cantieri. Ci sono poi 500 milioni sui treni, alcuni anche semplicemente per dati ai comuni per togliere questa vergogna dei passaggi a livello che bloccano la vita quotidiana di tante persone, ma poi per avere dei treni in cui non ci voglia 3 ore per andare da Capo Vaticano a Cirò Marina. Io in 3 ore da Firenze vado a Roma e torno indietro, non è giusto che un cittadino calabrese in 3 ore debba impiegare 3 ore per andare da una parte all'altra della regione, e questa è la dimostrazione che purtroppo in alcuni settori c'è ancora un cittadini di serie A e cittadini di serie B. Ecco, la mia presenza qui vuole dimostrare l'attenzione per evitare che ci siano ancora cittadini di serie A e cittadini di serie B, ma anche per sottolineare le potenzialità, e la chiusura in bellezza è qua, a Paola, al santuario di San Francesco, perché questo è un luogo meraviglioso. In tutto il mondo trovate riferimenti a San Francesco di Paola, in tutta Italia sicuramente, ma direi in larga parte del mondo per la sua forza, per il suo fascino. Allora penso che il turismo religioso possa essere un altro pezzo del ragionamento della Calabria che va, anche perché il turismo religioso, nel momento in cui le infrastrutture sono degne di questo nome, può destagionalizzare un po' la presenza che altrimenti sul mare è legata soltanto al periodo che magari va da maggio a settembre, anche se ancora qualcuno abbiamo trovato a Capo Vaticano e non solo. Dunque un percorso di insieme, ascolto, confronto, condivisione. Penso che sia utile adesso rimettersi in marcia in treno e farlo, come dire, prendendo degli appunti. Questo è il senso di questo viaggio. Grazie mille, grazie mille. Andiamo, ciao ragazzi. Matteo Renzi, prima di ripartire da Paola. Enrico, ci si poteva aspettare di più? Ci si poteva aspettare di più, senza dubbio. Lui la definisce una campagna d'ascolto, non nega di essere già in campagna elettorale. Però ascolto, bisogna chiedersi chi abbia ascoltato. Da quello che ho potuto vedere, ha ascoltato soprattutto i politici, ha ascoltato i consiglieri del PD, ha ascoltato i parlamentari del PD, anzi ti dirò di più, nel treno c'era una sezione dedicata, un vagone dedicato a Renzi che viaggiava con i deputati, con i consiglieri, e noi giornalisti non potevamo accedere
a quella parte del treno. Abbiamo atteso invano che lui venisse nel vagone dove eravamo sistemati noi e invece ciò non è accaduto. Quindi una campagna d'ascolto, ma chi sta ascoltando davvero? Agostino, chi sta ascoltando? Vorrei tranquillizzare Renzi dicendogli che non è vero che la tratta tra Rosarno e Cirommarina si copre in 3 ore, ma è vero che quella tratta non esiste, perché io ieri con mia grande sorpresa ho scoperto che non esiste più il treno che dalla costa tirrenica porta sulla costa ionica, che esiste una corsa alternativa di pullman di notte che dalla Calabria arriva fino a Bari. Ho chiesto al capotreno, appunto, del treno di Renzi, e dice no, sì, ci mettiamo 3 ore e un quarto, perché questo è un intercity straordinario. Quindi al premier Renzi dovremmo dire che non ci sono treni come quelli che ha usato lui, primo, ma questo nel quadro di un equivoco, Enrico, se sei d'accordo con me. L'equivoco che lui ha propinato a noi calabresi e soprattutto anche a noi giornalisti, perché noi pensavamo che il treno fosse un mezzo di comunicazione di Renzi. Vi ricordate i vecchi viaggi di Romano Prodi? Sì. Ma di Renzi stesso, sì. Il camper a bordo del quale lui portava sindacalisti, studenti. Nulla di tutto questo, hai ragione tu. Assolutamente no. Perché è vero che salivano i politici, ma non li incontrava, diciamo, per rappresentare, perché i politici gli rappresentassero dei problemi. Il treno di Renzi, destinazione Italia, è stato solo un mezzo di trasporto con cui lui si è collegato tra le varie città. Quindi questo l'equivoco, è un equivoco in cui noi giornalisti siamo caduti, abbiamo tentato più volte di avvicinarlo sul treno, ma vagoni separati, separatissimi, tranne quelli per le foto dei politici con lui, ma vi assicuro, a questo ci arriviamo. Vi assicuro che non hanno parlato di politica durante quelle scene. E allora, avete fatto un lavoro eccezionale, perché avete documentato veramente tutto, tanto la copertura giornalistica, quella insomma l'abbiamo assicurata anche in questa sede, mandando in onda l'intervista integrale, insomma, che è stata rilasciata da Renzi alla stampa a Paola. Però ci sono dei dettagli, delle curiosità che a noi piace sottolineare ai nostri lettori. Iniziamo con Renzi e l'Anduja calabrese. La sindaca mi ha detto, e me l'ha detto il rappresentante del consorzio dell'Anduja, ma si dice Anduja? Come ha detto Anduja? Come si dice? Perché ha detto Anduja? Perché c'è il dibattito? O sembrate delle correnti del PD, state litigando anche su questo. Si dice Anduja, come si dice? Tutte e due. Perché in Calabria è diversa. Dal comune accanto è... Pensavo fosse solo un problema tra Fiorentini e Pisani. Vabbè, ma che la verità c'è la sua. Insomma, l'audio era un audio ambientale, quindi non era perfetto, però diceva, domandava alla piazza di Ricadi, nel magnifico belvedere di Capo Vaticano, l'ex premier si dice Nduja o Nduja, non siete capaci di mettervi d'accordo, somigliate alle correnti del PD, tutto questo. Insomma, una battuta davanti agli occhi di un molto effervescente Brunello Censore, il deputato del PD sulla sinistra, sembrava quasi un agente dell'FBI. Sì, Renzi ha la particolarità di seguire una sorta di canovaccio, di copione, che più o meno è sempre lo stesso, ha il momento di riflessione in cui guarda negli occhi il suo interlocutore, che di solito è l'imprenditore presso il quale è andato a visitare l'azienda, eccetera. Ha il momento della battuta e alla battuta segue inevitabilmente la risata o l'applauso del pubblico che lo Gran comunicatore, molto berlusconiano. Sì, non perché la battuta non sia divertente, quella sull'Anduja era divertente. Vabbè, non originale, è originale, però. Il problema è che è un po' ripetitivo questo sistema, questo ormai è conosciuto. E allora andiamo avanti, perché si è appassionato anche l'ex premier alla folta chioma del governatore Oliverio. 2,5 milioni di bottiglie, il 50% all'estero, e ho scoperto che Mario, da assessore all'agricoltura dell'86, aveva due caratteristiche diverse. Il primo è che aveva un sacco di capelli e adesso sono stati ridammessi, ma nell'altro ha concorso a finanziare questo intervento. Agostino. Questa battuta invece è molto
intelligente, diciamo, come comunicazione, perché là lui ha voluto dire: Mario Oliverio c'era, era assessore regionale sin dagli anni Ottanta, quindi sono con al mio fianco uno che non è stato rottamato, non è stato asfaltato, e lui è il presidente della regione, forse è l'ora che si faccia da parte. Ma la battuta sui capelli, diciamo, da chi la riceve non mi pare una grande cosa, anche se devo dire che ha riso sia Oliverio. Ma Oliverio è un uomo di spirito. È un uomo di spirito. Diciamo che, prego Enrico. Considera che ne deve fare tante di battute di questo tipo, quindi inevitabilmente è ripetitivo. Sulla rottamazione, io ho notato proprio questo: mancavano i temi classici. Era il classico Renzi, era il Renzi di sempre, però mancavano i temi renziani. È come se la rottamazione, che non è avvenuta con il primo Renzi, sia stata messa in soffitta con il secondo Renzi, che si appresta o si augura di arrivare sulla scena nazionale. Beh, bisogna anche sottolineare una cosa, che forse questa mancanza di rottamazione potrebbe essere la causa di quella condizione che vivono i calabresi, che, meno male che se ne è accorto anche Renzi, continuano ad essere, su alcuni settori, ipse dixit, cittadini di serie B. Pubblicità, poi torniamo, l'altra faccia della visita di Matteo Renzi in Calabria. Concessionaria, assistenza e vendita ricambi di R Motor, via Pontecrati 18, zona industriale, Castiglione Cosentino, Cosenza, telefono 0984 40 39 81, www.bluecars.it. Al sole, dalla terra, il grano volteggia nelle brezze al frusciar del vento, sentir mediterraneo, tra gli aromi, il sapore festeggia soave un profumo. Mezzogiorno, generoso, stringe di rosso un abbraccio. È passione. È la gioia del gusto, il trionfo dei sensi. Panificio Pastificio Colacchio. Dal 1970 produciamo il meglio. Panificiocolacchio.it. Visita di Matteo Renzi in Calabria, oggi la sua ripartenza, ieri un grande tour che noi abbiamo seguito e documentato in diretta. Best moment, in cima alla nostra hit parade, c'è questo siparietto che ha visto protagonista il nostro inviato Agostino Pantano, che è con noi in studio. Segretario, fiore all'occhiello della Calabria questa azienda. Grazie. Grazie mille, andiamo. Grazie di cuore. Dov'è la macchina? Questa? Posso farmi selfie? Vieni, vai, hai fatto tutti gli altri. Ma non, perché non va? Segretario, preferisce fare i selfie anziché rispondere mentre è ovviamente a bordo dell'auto, quindi non a bordo del pullman. Ecco, in qualche modo è cambiato il programma. Renzi saluta il sindaco di Reggio Calabria Falcomatà a bordo di una berlina, quindi raggiungerà il belvedere di Capo Vaticano. Agostino, si dice selfie. Sì, eravamo in diretta, quindi era un lapsus dettato dall'emozione della possibilità di poter intervistare nuovamente Renzi. Tieni conto che alla stazione di Rosarno noi, per una fortuna che capita raramente ai giornalisti, siamo stati i primi a intercettare Renzi all'uscita, perché la maggior parte dei giornalisti era andata all'altra porta. Noi invece abbiamo visto un po' di movimento alla porta principale e quindi eravamo là. Però questo la dice lunga sul fatto di un viaggio
quanto di comunicazione e quanto di politica. E in quel caso lui era reduce dalla visita alla fattoria della Piana e quindi gli avevamo chiesto un commento e ha preferito appunto fare lo scatto, l'autoscatto. Diciamo, a proposito di selfie, guardiamo queste immagini che sono state catturate dalla nostra troupe a Catanzaro, quindi ieri, poco prima della ripartenza. Ecco, una cosa che commentavamo stamattina in redazione, tanti selfie, anche con i politici, perché in alcuni vediamo anche il presidente della provincia di Catanzaro mettersi in posa vicino allo stesso Renzi. Se tutto questo tempo fosse stato speso per magari sentire qualche lavoratore, sentire qualche storia di quelle che magari quotidianamente raccontiamo, forse non sarebbe servito a risolvere il problema, ma quantomeno avrebbe dato non illusione ma speranza. Tieni conto che l'arrivo a Catanzaro Lido è stato intorno alle 21, quindi tardi, con fuori la contestazione dei grillini fuori dalla stazione. La tappa di Catanzaro, Pietro, è importante politicamente perché Catanzaro è la città capoluogo di regione. Bene, Renzi a Catanzaro non è uscito dalla stazione, cioè ha preferito fare quello che poi documentiamo oggi nei servizi, dentro la stazione, ha parlato senza megafono. Io però vorrei spezzare una lancia in favore di Renzi, in che senso? Non è solo colpa di Renzi se questo viaggio ha un po' deluso, secondo me è stata colpa anche dei calabresi. Mi spiego meglio, io ho intervistato tanti giovani del PD, giovani che erano lì ad aspettare Renzi, ma al di là del desiderio di farsi un selfie con il segretario del partito, non hanno detto nulla, tant'è vero che noi non siamo riusciti nemmeno a costruire un servizio con le idee che i giovani volevano proporre, proprio perché erano spenti, erano mosci e quindi non c'era... E poi anche un'altra cosa, è vero che Renzi è stato contestato nelle varie tappe, ma era quasi una contestazione di routine, come timbrare il cartellino della contestazione, si arrivava lì con due bandiere, si gridava ad alta voce... improperi come buffone e si finiva nei telegiornali come contestatori. Allora abbiamo un contributo che è molto interessante, lo abbiamo riservato proprio per il gran finale, ed è questo audio rubato, una conversazione che il nostro Enrico De Girolamo ha captato così incidentalmente mentre seguiva Matteo Renzi a Capo Vaticano, Ernesto Magorno e Oliverio. Guardate cosa, anzi, ascoltate cosa dicono e proviamo poi a interpretare. Guardate. Dove alla presenza. Il sindaco. Vi facciamo vedere tutti i bandolieri un attimo. No, non è questo, abbiamo sbagliato clip, vediamo se riusciamo a recuperarla, proviamo a fare una sintesi. A un certo punto Magorno dice a Mario Oliverio, a Gioia Tauro è stato un disastro. Un disastro cosa? Enrico. Guarda, io ho capito solo che a un certo punto appunto Magorno si rivolge ad Oliverio dicendo peggio di così non poteva andare. Sì. Però sinceramente non ti so dire a cosa potessi alludere. Allora, intanto una premessa, è una conversazione privata tra Oliverio e Magorno che seguono Renzi verso il Belvedere, quindi voglio dire, no? Potrebbero anche alla fine dire voi avete rubato. Secondo me la mia opinione è questa, siccome Oliverio si aggregava a loro proprio là al Belvedere, quindi non aveva partecipato alle visite precedenti, quindi a Reggio, gli ha chiesto Oliverio a Magorno come è andata fino adesso e Magorno mi pare di aver capito che gli dice no, a Reggio ci sono stati dei contestatori, non è andata bene, poteva andare peggio. Però, parentesi politica, fateci caso, gli unici luoghi dove non ci sono state contestazioni ieri sono state Rosarno, il Belvedere di Ricade e la fattoria della Piana, cioè come dire la zona dove la tu centrale. La zona centrale, no? Tu prima evocavi il radicamento forte di Brunello Censore, là non ci sono state contestazioni, mentre a Crotone, Cirò, Catanzaro stesso, i grillini, poi non sappiamo oggi come è andata a Paola,
regge, è stato un continuo. E vorrei dire questo, è vero, era una contestazione organizzata, però, come dire, il PD, scarsamente, ma il PD non è riuscito a battere i contestatori, perché tranne le bandiere di Ciro Marina, io non ho visto una grande mobilitazione del partito, ecco questo. E allora, siamo in conclusione, stop, adesso linea alla regia e buon proseguimento con la nostra informazione e programmazione.